credo che sono due termini di assoluta attualità. Mezzogiorno, che indica il sud, un sud vessato dal federalismo, vessato dal piano sud, potremmo anche spiegare perché, è vessato dai riparti dei fondi nazionali per la sanità. Il fuoco rappresenta la passione che credo possa partire dal sud al mezzogiorno per dire a tutta l'Italia che il meridione ha deciso di alzare la testa, alzare la voce, vogliamo ripartire e lo vogliamo fare da soli. Perché il piano del sud e il federalismo credo non cambieranno nulla, anzi peggioreranno la situazione. Il piano del sud è solo un raccattare fondi che sono già stati dati alle regioni meridionali, perché quando il ministro Fitto ci dice dovete restituire tutti i fondi che non avete utilizzato e quelli per quelle opere per le quali avete anche appaltato ma non avete raggiunto il 10% della spesa sugli stati d'avanzamento lavori, significa che ci stanno togliendo soldi che ci avevano già dato, e quando ci dicono però se ci indicate le priorità noi mettiamo questi investimenti nel piano sud, vuol dire che stanno finanziando un piano con fondi che sono già delle regioni meridionali, cioè con una mano ce li tolgono e con l'altra mano ce li ridanno. Il federalismo creerà dei problemi sul riparto nazionale, in particolare sulle regioni meridionali, è già stato fatto uno studio dalla società che si occupa di queste cose, e il riparto nazionale, non tenendo conto dell'indice di deprivazione ancora una volta, cioè non tiene conto della povertà che c'è nel sud ma parte esclusivamente dai dati legati all'anzianità, è chiaro che ci toglierà ulteriori risorse rispetto a quelle che sono già poche per esempio per la regione Puglia. Emiliano stamattina ha parlato di ripartire dalla Puglia come PD. La Puglia, il Partito Democratico dalla Puglia ha già fatto molte proposte, ha già ottenuto dei risultati, sentiamo parlare spesso di giovani e di donne, il gruppo del Partito Democratico alla Regione Puglia esprime il maggior numero di giovani, il maggior numero di donne, all'età media più bassa in assoluto, e questo dipende dal fatto che è stata già fatta una scelta l'anno scorso che è quella di bloccare a 3 mandati le ricandidature. Il Partito Democratico Pugliese ha fatto un'altra scelta che è quella delle primarie, lo hanno detto il Presidente Emiliano, ha detto il Segretario Blasi, se non cambia la legge elettorale nazionale faremo le primarie per individuare i futuri parlamentari. E non ho capito l'intervento di Francesco perché ho letto che si riferisce a una distinzione rispetto alla richiesta di discontinuità sui direttori generali delle ASL, forse non sa Francesco che è stato presentato un ordine del giorno qualche giorno fa, 2 giorni fa per la precisione, in cui il Partito Democratico chiede una discontinuità nell'ottica anche di un ricambio generazionale nel management della sanità pugliese, quindi mi preoccuperò di spiegarlo a Francesco nelle prossime ore.